Ma avete fatto intanto un ottimo servizio, perché avete fatto vedere, cioè questa è una domanda, la domanda di sicurezza e controllo dell'immigrazione ed altro, arriva dai cittadini, e non è una domanda indotta, semplicemente una domanda della gente che vive il proprio territorio, vive la propria quotidianità. Si può risolvere tutto il problema in una volta sola? Ovviamente no. Bisogna portare avanti delle azioni politiche che invece vadano a contrastare il fenomeno della delinquenza, il fenomeno dell'immigrazione clandestina, altrettanto ovviamente sì. Noi abbiamo, per esempio, sulla questione di, sulla legge sulla legittima difesa, è ancora bloccata in Parlamento. La questione, guardi, è la questione dopo dell'abuso, no? Anticipo, io vedo qui il ministro Alfano, ovviamente parlerà. Tra poco, ministro degli esteri, con noi. Quando noi parlavamo delle soluzioni da poter dare all'immigrazione e alla questione immigrazione, con i nostri limiti, non saranno perfette d'altro. Dal ministro Alfano ci veniva risposto che eravamo fuori dal mondo, che eravamo populisti, che cavalcavamo l'onda. Oggi Minniti, il suo successore, ministro, in modo limitato e a mio modo di vedere non sufficiente, ma sta seguendo quella strada che la Lega indicava qualche anno fa. È la stessa maggioranza, con lo stesso governo, con Alfano però che ha cambiato posizione e è diventato ministro degli esteri. Ma allora c'è un problema. Io mi domando, quando dall'opposizione, sicuramente in modo molto critico, abbiamo avuto degli scontri molto pesanti col ministro Alfano, reciproci ed altro, però quando dall'opposizione arrivano delle proposte concrete, non si può tacciare sempre di essere populisti. E guardate che la dimostrazione sta nel fatto che abbiamo presentato atti parlamentari, non è che andavamo solo ad Agorà a raccontarlo, abbiamo mozioni, abbiamo emendamenti, abbiamo proposte di legge, e non si può sempre dire che quando veniva dalla Lega è populismo, cavalca l'onda, cavalca la tigre, campagna elettorale.